Finalmente oggi a Domodossola per l'ultimo saluto a Claudia Bersani, ha ricordato il suo impegno nel sociale. Amministrative a Domegna 5, i candidati sicuri alla poltrona di primo cittadino, un sesto in bilico. Verbania è la città in Italia nella quale si fanno più acquisti online, 70 ogni 1000 abitanti. Dalle zone terremotate 5 cani saranno accolti al canile verbanese per essere poi adottati. Oggi la tradizionale festa dei muratori a Orta San Giulio, riconoscimento dei Lions a Madre Canopi. Ha baschettato il presidente della Vina Vilci Pirpirazzi, la guardia della Papponi Gasparini e il presidente della Fulgor Scuola Basket Burlini. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, tanta gente oggi a Domodossola per l'addio a Claudia Bersani. Una folla commossa oggi a Domodossola per l'ultimo saluto a Claudia Bersani. La chiesa al suo interno gremita, la piazza antistante la collegiata affollata. Tutti venuti a Domodossola. C'erano i colleghi di lavoro, qualche compagno con cui negli anni ha diviso battaglie politiche, ma soprattutto c'erano i suoi amici e poi tanta gente comune che ha incrociato Claudia nel suo lavoro. Tutti stretti attorno al dolore composto di una famiglia ancora attonita e straziata nel dolore. Una famiglia risvegliata di colpo venerdì sera da quel tremendo boato che deve aver squarciato il freddo asfalto della superstrada e dove Claudia Bersani, 58 anni, ha perso la vita. A concelebrare la Santa Messa il parroco Don Vincenzo Barone e il cappuccino Padre Vincenzo Coscia. Toccanti le parole dell'arciprete nel passo in cui ha ricordato l'impegno sociale di Claudia, una vita spesa ad aiutare il prossimo. Don Vincenzo ha parlato di dolore incommensurabile, dei perché che inevitabilmente seguono una morte prematura, come quella di Claudia Bersani. Il parroco ha invitato i familiari, marito, figli, genitori e fratello, a trovare nella fede la speranza. Sullo sfondo la bara in legno chiaro, pochi fiori, del resto il necrologio invitava a compiere opere di bene. In chiesa anche il gagliardetto dell'Ampi, a testimonianza dei valori che hanno contraddistinto la vita di Claudia Bersani. La preghiera dei fedeli è stata sostituita da una sorta di saluto in prima persona di Claudia ai presenti. Un momento toccante dove l'ex dirigente della Nova Coop invita chi l'ha conosciuta a continuare la vita con lei. Sarò dietro l'angolo, ma continuate a parlarmi, a ricordarmi. I volti di tutti sono tornati a rigarsi con lacrime di commozione, anche quando hanno preso la parola i colleghi. Ciao, 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 ci aggiorniamo Claudia, a ricordare il suo tradizionale saluto. Oppure il grazie di chi l'ha conosciuta per l'amicizia regalata. Conclusa la celebrazione eucaristica, la salma è stata adagiata sul piazzale della chiesa per l'ultimo saluto. Voltiamo pagina, parliamo delle elezioni amministrative a Domegna. Al momento sono 5 i candidati a sindaco sicuri. 5 candidati sicuri, un sesto in bilico. Lo scenario politico omegnese è sempre più ingarbugliato in vista delle ormai non lontane elezioni amministrative. Partiamo dalla novità che ancora deve essere ufficializzata, ma che sembra ormai certa. La lista di sinistra, dove ci sono tra gli altri Alessandro ed Alberto Buzio ed Alyosha Matella, presenterà Maria Gabriella Strino come candidata a sindaco. È questa l'indiscrezione che trova sempre più conferme in ambienti vicini alla sinistra cittadina. Il PD si sta invece preparando alle primarie di fine febbraio, dove correranno Alessandro Rondinelli, segretario omegnese, e Maurizio Frisone, attuale vice sindaco della Giunta a Mellano. Il Movimento 5 Stelle, che ha cominciato una serie di incontri con i cittadini, ha in caldo il nome di Mario Corti, mentre nel centrodestra si lavora alla candidatura unitaria di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Potrebbe esserci una sorpresa nella scelta, si lascia sfuggire Luigi Songa di Fratelli d'Italia. Ancora da capire come si muoveranno Giorgio Spadaccini e Giulio Lapidari, che meditano di scendere in campo con una loro lista civica. Sto aspettando, ammette Lapidari, che l'amico Giorgio sciolga le riserve. Nel giro di pochi giorni credo che arriverà la scelta definitiva. Senza di lui comunque non ha senso andare avanti. Proseguono invece le riunioni del gruppo Omegna si cambia. Qui i nomi forti sono quelli di Augusto Quaretta e Mauro Empolesi. Probabile infatti che se non dovesse essere trovato un terzo nome un po' fuori dagli schemi, sia uno di loro il candidato sindaco. Furto con scasso al bar dello stadio Curotti di Domodossola. I ladri sono entrati nel locale che si trova all'interno dello stadio forzando l'ingresso. Hanno rubato 100-150 euro che erano nei cassetti del bar e anche brioche e bibite. La Juventus Domo ha già presentato denuncia alle forze dell'ordine.
Verbania prima in Italia per gli acquisti online. È la regina in Italia dell'e-commerce. Verbania, secondo la ricerca della compagnia digitale Alchemy riportata da Yahoo Finanza, è la città in Italia nella quale si fanno più acquisti online, con una media annuale di 70 transazioni ogni 1000 abitanti. Seguono Savona, Sondrio, Aosta e Milano. Un dato che i ricercatori spiegano: ci sono maggiori acquisti online dove ci sono meno negozi fisici e minor scelta di marchi, commenta l'amministratore delegato di Alchemy, Duccio Vitali. Le regioni che registrano il maggior numero di acquisti su internet in proporzione alla popolazione sono in ordine Val d'Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte e Basilicata. Dalla ricerca emerge anche qualche curiosità: il giorno preferito della settimana per fare shopping su internet è lunedì, forse per consolarsi della ripresa del lavoro dopo il weekend. Si compra soprattutto in pausa pranzo, tra le 12 e le 15, quindi probabilmente dal computer dell'ufficio. Si tratta comunque di un dato con cui bisogna fare i conti, commenta l'assessore al commercio di Verbania Giovanni Alba. Online si trovano più varietà di prodotti e prezzi spesso molto vantaggiosi. Resta il problema del rischio di truffe e raggiri su internet, su cui stiamo lavorando con un tavolo in prefettura. Sono anche in atto interventi di sensibilizzazione nelle scuole, dato che gli utenti dell'e-commerce statisticamente sono i più giovani. Una sfida che però i negozianti devono accogliere. Non credo che si possa competere sul piano dei prezzi, aggiunge l'assessore, ma offrendo quei servizi che internet non dà, quindi la cortesia, il servizio, l'accoglienza e la disponibilità. I tanti aspetti che rendono ancora preferibile la bottega artigiana alla grande industria. Secondo Luca Mainardi, presidente dell'associazione di commercianti Intra Insieme, è un dato che fa paura e deve far riflettere. In realtà, secondo me, le nostre vie del centro si svuotano più che per lo shopping online, soprattutto perché la gente preferisce fare acquisti nei centri commerciali. Certo, è una situazione generale, noi stiamo cercando di riportare le persone in città, ma chiediamo un aiuto all'amministrazione perché da soli non ce la possiamo fare. A salvarci, infatti, è il turismo, la chiave per far rinascere Verbania. Nei giorni 24, 26 e 30 gennaio i NAS di Torino hanno effettuato ispezioni igienico-sanitarie presso Idea di Domodossola e Verbania e presso il punto di primo intervento di Omegna. Le verifiche hanno riguardato l'aspetto strutturale, i locali, il personale, le modalità operative, con la richiesta dei dati di afflusso nelle date più critiche: Pasqua, Natale e Capodanno 2016. Il direttore generale dell'ASL Giovanni Caruso esprime la propria soddisfazione per il positivo esito dei sopralluoghi, che non hanno dato occasione di rilevare alcuna prescrizione o sanzione all'azienda sanitaria, e ringrazia il personale per l'attenzione al rispetto delle normative vigenti che viene profusa unitamente all'impegno per offrire ai cittadini un'assistenza sanitaria di qualità, in particolare in quest'ultimo periodo che ha visto aumentare gli accessi per l'epidemia influenzale. In arrivo al canile di Verbania, 5 cani dalle zone terremotate in cerca di adozione. Anche gli animali sono tra le vittime del terremoto. Il canile di Verbania, insieme all'associazione dei volontari che operano nella struttura, vuole dare il proprio contributo. Nei prossimi giorni il vicepresidente dell'associazione Tullio Del Colle, che è anche operatore della protezione civile, porterà dal centro Italia a Verbania 5 cani che saranno accolti nel canile verbanese. L'impegno dei volontari però non si fermerà qui, si daranno infatti da fare per trovare delle famiglie che possano accoglierli e adottarli. Questo piccolo gesto è reso anche possibile, affermano il sindaco Silvia Marchionini, l'assessore all'ambiente Laura Sau, dall'ottimo lavoro fatto da luglio 2015 dagli attuali gestori del canile municipale e dall'associazione di volontariato sul tema delle adozioni. Infatti, dei quasi 60 cani presenti quando si sono insediati, ora ne sono ospitati nel canile solo 25, una diminuzione significativa. È un numero chiaro ed inequivocabile del buon lavoro fatto nel campo delle adozioni, che hanno visto in questo periodo oltre 70 amici a quattro zampe trovare una famiglia, anche per casi difficili e cani anziani presenti in struttura da molto troppo tempo. Perché, ricordiamolo, il compito principale del canile non è di ospitare i cani per lungo tempo, ma di lavorare al massimo per la loro adozione. Il canile è infatti un rifugio temporaneo. Il comune di Verbania contribuisce anche alla raccolta fondi per le popolazioni terremotate tramite il conto aperto dall'ANCI. Domani dovrebbe perfezionarsi la vendita dell'albergo Fonti di Bognanco dal comune a una società dell'Est Europa, ma la minoranza dice non siamo mai stati coinvolti nella questione. La minoranza di Bognanco è favorevole o contraria alla vendita dell'albergo Fonti a Milano? La minoranza è assolutamente favorevole alla vendita dell'albergo Fonti a Milano. Il problema è che noi non sappiamo niente
non siamo mai stati coinvolti fin dall'inizio, da quando l'amministrazione ne ha deciso l'alienazione, non sappiamo da chi viene acquistato, non sappiamo se verrà realizzato un albergo, non conosciamo l'azienda che l'acquista, non sappiamo i piani industriali, non sappiamo se è stata prevista dell'occupazione per dei bognanchesi, non sappiamo proprio nulla. Avete detto in conferenza stampa anche un'altra proposta che avrebbe potuto sfruttare il discorso dei posti letto per la casa di riposo che non è stata tenuta in considerazione. Poteva essere una soluzione? Poteva sicuramente essere una soluzione al tavolo perché abbiamo avuto, quanto pare, la fortuna di avere ben due offerte e non sappiamo perché è stata prediletta una piuttosto che un'altra. Quest'altra offerta, da ciò che sappiamo, avrebbe acquistato l'Hotel Milano per farne una casa di riposo e avrebbero potuto beneficiarne in indotto gli alberghi di fianco e vicino. Domenica scorsa la visita nei luoghi dove dovrebbe sorgere la mega centrale di Interconnector promossa da Salviamo il Paesaggio Valdossola, presenti anche associazioni lombarde. Un centinaio di persone ha partecipato domenica alla giornata informativa organizzata da Salviamo il Paesaggio Valdossola, una gita sulle aree di Vogogna e Piedimolera destinate alla possibile realizzazione della grande stazione di conversione elettrica del progetto Terna Interconnector Svizzera-Italia. La novità è che oltre ai gruppi locali c'erano i rappresentanti di Italia Nostra Milano Nord-Ovest, di Mountain Wilderness Italia e del comitato No Ecomostro di Settimo Milanese, dove dovrebbe essere costruita la seconda stazione di conversione elettrica. C'erano anche il sindaco di Baceno e il presidente della provincia Stefano Costa, i sindaci di Piedimolera, Alessandro Lana con tutta la giunta comunale e di Pallanzeno Giampaolo Blardone, ma anche le consigliere domese Monica Corsini e Milena Ragazzini del Movimento 5 Stelle. Diversi gli interventi, tra cui quello del presidente della provincia Stefano Costa, che ha chiesto al territorio di compattarsi per raggiungere il miglior risultato possibile. Credo, ha aggiunto Costa, si debba partire obbligatoriamente dalla rimozione di tutte le linee elettriche vicino alle case e dal loro riposizionamento in aree marginali o in interramento. Lo si deve ai territori dei comuni di Formazza, Premia, Crodo, Crevola d'Ossola, Montecrestese, Domodossola, Villa d'Ossola, Piedimolera, Pallanzeno e Vogogna. Dopodiché si potrà ragionare sulla nuova opera solo se, a mio parere, saranno garantite le stesse tipologie di realizzazione in galleria come sta avvenendo per Interconnector Italia-Francia. Il vice sindaco di Piedimolera, Gianmauro Bertoia, ha preso la parola per ricordare le vicissitudini del suo comune coinvolto nel progetto a cose praticamente fatte a dicembre 2015, sotto le feste natalizie. L'area in esame è sì vincolata, ma solamente ad uso sanitario, non è previsto dal piano regolatore nessun altro uso. Nemmeno è intenzione dell'amministrazione modificare questo vincolo. Dopo 7 anni torna operativo il sindacale interregionale, il plauso del mondo del frontalierato locale. Sindacati confederali di Piemonte, Lombardia e Canton Ticino nuovamente insieme grazie al CSIR, il Consiglio Sindacale Interregionale. Dopo oltre 7 anni di inattività, l'organismo transnazionale, emanazione della Confederazione Europea dei Sindacati, è stato infatti ricostituito nei giorni scorsi a Como. Secondo a livello europeo, con circa 70.000 lavoratori coinvolti, il CSIR ha compiti di rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori frontalieri nei confronti delle istituzioni italiane e svizzere. Fanno parte del nuovo organismo, oltre ad Alessandro Tarpini, responsabile frontaliere nazionale della CGIL, che è stato eletto presidente del comitato, Sergio Aureli, di Unia, in qualità di vicepresidente, Pancrazio Raimondo, UIL frontalieri, Luca Caretti, segretario generale CISL Piemonte Orientale e Andrea Puglia, OCST. Si tratta di un evento importante, commenta Caretti, perché, oltre a ripristinare l'attività di rappresentanza su temi che ci riguardano da vicino, la rinascita del CSIR segna un momento di svolta nei rapporti istituzionali e sociali della regione, caratterizzata da profonde divisioni e da dinamiche complicate tra i vari soggetti e interessi in campo. Soddisfazione viene espressa anche dal coordinamento provinciale e frontaliere del VCO. Confidiamo nel fatto, fa sapere Antonio Locatelli, che vi sia da parte dell'organismo un coinvolgimento determinante della componente frontaliera nei tavoli tecnici e che altrettanto venga fatto dalla provincia riguardo al tavolo tecnico che si riunisce periodicamente al Tecnoparco. Speriamo davvero, conclude Locatelli, che anche tramite il CSIR si faccia sentire sempre più la voce dei frontalieri e auguro sin da subito un proficuo e costruttivo lavoro a tutti gli attori coinvolti.
Oggi la tradizionale festa di San Giulio con l'incontro con la madre Canopi, per lei un importante riconoscimento da parte dei Lions. I club di Omegna e Borgomanera hanno promosso anche un service a favore dei terremotati. Dobbiamo comunicare la nostra fede non soltanto con le parole ma anche con la nostra condotta di vita, dobbiamo cercare di far desiderare agli altri di vivere come viviamo noi. Queste le parole della badessa Madre Canopi in occasione del Santo San Giulio, in una cerimonia molto sentita nella quale è anche stata premiata dal governatore dei Lions Rino Porini, un incontro con le autorità e con i sindaci. Poi c'è stata la celebrazione del Vescovo Monsignor Franco Giulio Brambilla, che ha ricordato i lavoratori edili e anche gli artigiani del nostro territorio. È sempre stata una grande festa, una festa di unione dei sindaci, devo dire, e delle autorità, e credo che un momento anche proprio conviviale. Un riconoscimento per una gratitudine infinita nei confronti della madre badessa da parte del Lions. Assolutamente sì, ha voluto conferire alla madre Canopi la più alta riconoscimento in campo leonista, con il Melvin John Fellow, per il suo impegno culturale, operativo, religioso, per tutto quello che ha fatto sulla nostra isola. Questa ricorrenza di San Giulio è proprio l'occasione per noi di darci da fare attivamente nel campo proprio di San Giulio, che è quello della costruzione. Con quello che è successo nel terremoto è stato un gesto naturale cercare un qualcosa dove poter portare il nostro aiuto. Qui abbiamo trovato i signori Quantilli, un'azienda a 1200 metri nel comune, nella zona di Norcia, in cui il terremoto ha distrutto qualsiasi bene. Ci hanno telefonato di venire qua e posso dire una cosa. Quasi la prima notte io e mia moglie dormiti proprio bene, perché dopo 5 mesi dal 24 agosto, perché non c'era pace. Adesso sono troppi mesi, abbiamo diritto un po' di tranquillità. Degli spazi pubblici attrezzati dove le mamme possono allattare i loro piccoli è il progetto Baby Pit Stop, inaugurato quello presso la ludoteca di Trobaso a Verbania. Nuovo Baby Pit Stop alla ludoteca di Via Renco a Trobaso. Si tratta di uno spazio attrezzato dove le neomamme possono allattare e cambiare il proprio bambino. L'iniziativa Baby Pit Stop, per diffondere il più possibile spazi destinati all'allattamento al seno, è di UNICEF e la proposta è stata accolta da ASL VCO, che ha scritto a tutti i comuni della provincia. Hanno risposto per ora a Verbania e la farmacia Bogani di Domodossola, avviati i contatti con Omegna. Siamo partiti dalla ludoteca, che è un luogo apprezzato, stimato e frequentato da circa 500 famiglie di Verbania. Pensiamo di proseguire, sicuramente la nuova farmacia è in corso Cairoli, quindi per l'estate, e chissà mai anche in altri luoghi. Peraltro non serve una dotazione particolarmente dispendiosa o complessa? Assolutamente, occorre un fasciatoio, uno scaldabiberon e un lavandino dove poter lavare il bambino e nient'altro. Ha evidenziato l'importanza di allargare questo progetto ai comuni ma anche ai privati e non solo, in particolare Poste e Banche. Certo, è la comunità che ci deve fare partecipe di un'esigenza, di un bisogno che dovrebbe essere collocato dentro le cose naturali, normali che capitano, eccetera. Probabilmente soltanto da noi può capitare che dentro un luogo pubblico una donna non possa allattare, ecco, dobbiamo cercare di organizzarglielo. È di qualche giorno fa il caso della mamma di Biella allontanata dall'ufficio postale perché stava allattando al seno. Con UNICEF credete molto in questo progetto, perché? Il motivo è, come al solito, parlando da medico, di salute pubblica. Più bambini sono allattati al seno, meglio stanno i bambini, meglio stanno le mamme e inevitabilmente meglio stanno anche i papà. Siamo alla pagina sportiva, che apriamo dal calcio perché domani si torna in campo per vari recuperi e per la Coppa Italia di Serie D. Mercoledì, dedicato alla Coppa Italia di Serie D con i quarti di finale e tanti recuperi in promozione prima categoria. Il Chieri di Manzo affronta il Lentigione, mentre gli altri accoppiamenti dei quarti per la Coppa Italia di Serie D sono Darfo Boario Adriese, Lentigione Albalunga e Bisceglie Frattese.
come detto, tanti recuperi nei campionati di promozione prima categoria, in promozione in programma la sfida tra Dufour Varallo ed Accademia Borgomanero. In caso di successo, la squadra di Bonan potrebbe rosicchiare punti preziosi a chi sta davanti ed arrivare a meno 7 dalla Rona e a meno 3 dal Piedimolera. La castellettese di Forzatti, reduce dalla blitz 1-0 sul campo dell'Oleggio, vuole la seconda vittoria consecutiva in casa contro la Fulgor Valdengo, che invece ha perso sul campo della Rona. Sfida che mette in palio preziosi punti playoff. Chi vince in effetti può pensare di fare la corsa sul dormelletto. L'Oleggio di Dossena invece cerca riscatto. Dopo il capoco la castellettese sarà impegnato sul campo della Cavaglià, invischiato in piena zona playout. In prima categoria ci sono 4 partite in calendario. La Grano di Lomazzi riceve la visita del Caltignaga, 18 punti in classifica per i Granata, 22 per i novaresi. Sparta Momo è una sfida tra una squadra che ha ambizioni playoff, lo Sparta, ed il Momo, che le aveva ad inizio stagione, ma in realtà ora di punti in classifica ne ha solamente 19 ed è considerata come la grande delusione del girone. Il Vallestrona dovrebbe avere vita facile contro il fanalino di coda San Rocco, 18 punti di differenza tra le due squadre in classifica. Punti pesanti in chiave salvezza tra Crevolese e Voluntas Assuna. La Crevolese è penultima a 14, la Voluntas Assuna è appena sopra la zona calda con 20 punti in classifica e con 2 partite da recuperare. Ed ora scopriamo ospiti e contenuti della nuova puntata di Basketando in Onda, come sempre stasera ore 20:35 e ancora domani alle 13 e alle 17. Rieccoci con Basketando dalla concessionaria Ford qui a Fondotoce. Insieme a noi Giovanni Gasparin. Ciao Giovanni. Ciao, ciao a tutti. Il presidente della Vinavici Pir Domodossola, è sempre un piacere averlo, Antonio Pirazzi. Buonasera a tutti. E il presidente della Fulgor Scuola Basket, Alessandro Burlini. Ciao Ale. Ciao, buonasera a tutti. Ritornato alla vittoria, no? A San Maurizio, una vittoria importante. La Serie D, sì, la Vega Occhiali Gravellona. Abbiamo vinto a San Maurizio su un campo dove onestamente non ci aspettavamo di vincere, perché terza in classifica con giocatori molto esperti come Maioni, Giadini e così via, quindi una vittoria importante che ci dà fiducia per il proseguo del campionato. Antonio, Montecatini, qualche rimpianto e tanta tanta sfortuna, direi. Beh sì, qualche rimpianto, la sfortuna purtroppo la devi tenere in considerazione come una variabile. Speriamo di far tesoro di quello che è successo e di riprenderci al più presto. Secca, Domo è sul mercato, è decisiva la partita di domenica con San Giorgio? Domo si sta guardando in giro, per ora non siamo sul mercato. La partita di domenica prossima riveste un'importanza, una pesante importanza nel proseguo del nostro cammino verso la salvezza. Giovanni, è arrivata la sconfitta dopo 8 vittorie consecutive, prima di 2 trasferte contro Empoli e Firenze, bisogna subito tornare sul pezzo. Sì, bisogna subito tornare a vincere, anche perché Moncalieri dietro sta vincendo e quindi bisogna tenere il passo. Quanto è stata frutto dei tanti infortuni la sconfitta? È stata anche frutto di tanti infortuni, però sul più 9 a 6 minuti alla fine bisogna portarla a casa. Perfetto, di questo e molto altro parleremo qui a Basketando dalla Ford. Siamo in chiusura, www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.